applauso. Ieri Salento ha vissuto una serata all'insegna del ricordo di Mauro Inverso, a cui è stata intitolata la sede del Gallo. La presenza della moglie e dei figli attesta un grazie ad un uomo che si è speso per il Cilento. L'inaugurazione della nuova sede del Gallo a Salento è stata all'insegna dell'ex presidente del gruppo di azione locale, scomparso quando era ancora presidente del Gallo. Tanta gente ha voluto ricordare la figura di Inverso, a partire dal presidente della provincia, Franco Alfieri. Siamo qui stasera per una giornata importante, per commemorare un amico, ma soprattutto un amico che viene ricordato in una sede di un GAL, di un gruppo di azione locale, che è uno strumento di programmazione, pianificazione, di utilizzo dei fondi europei in un territorio che ne ha bisogno. Quindi. E soprattutto io l'altro giorno ho riunito tutti i GAL della provincia di Salerno per fare sinergia, per diffondere le buone pratiche e soprattutto per farli diventare sempre più uno strumento che sia, diciamo, adeguato, ma soprattutto che resti sul territorio e che non è legato a se la programmazione lo prevede o lo mantiene in vita. Quindi credo che siano delle strutture ormai che hanno maturato un'esperienza, una capacità, diciamo, amministrativa, di pianificazione e di programmazione, quindi stasera è tutto questo, ricordo di un amico ma anche una, diciamo, un rilancio del territorio, e lo facciamo insieme a una struttura che ha nel suo insieme pubblico e privato. Il presidente della Commissione Bilancio della Campania, Franco Picarone, ha elogiato il lavoro svolto sul territorio. Inauguriamo i nuovi locali del GAL. Il GAL sono uno strumento per contrastare anche lo spopolamento, perché sono strumenti di sviluppo locale partecipativo. I grandi programmi dei fondi europei molto spesso non arrivano alle piccole imprese, alle imprese agricole, diciamo, proprio del territorio, quelle che hanno bisogno di assistenza. I GAL ci arrivano. In qualche maniera noi dobbiamo potenziarli, i GAL, e soprattutto dobbiamo dare premialità in termini di risorse ai GAL che spendono e spendono nei termini. E il GAL Regenerazio è uno di questi, per cui credo che poi oggi vada sottolineato un altro aspetto, viene celebrata una figura che è stata un degno rappresentante del territorio, è stato presidente a sua volta di questo GAL, bene ha fatto il sindaco di Salento a dedicare questa targa che ha scoperto insieme alla famiglia, alla moglie, perché Mauro Inverso era un uomo attaccato al suo territorio, rappresentante di un'area vasta, un uomo onesto, una persona che ha dato tanto per il territorio. Il sindaco di Salento, Gabriele De Marco, che ha messo a disposizione della nuova sede i locali dell'ex scuola, non ha nascosto l'emozione per il ricordo di Inverso e per ospitare, come sindaco, la nuova sede del gruppo di azione locale Cilento Regenerazio. Ringrazio tutti. Se pensate che questa mattina abbiamo finito di pulire, quindi siamo riusciti nell'intento di fare il 30 di inaugurare questa sede. Veramente una grande soddisfazione. Come avete visto, la partecipazione della gente è stata veramente importante. È una cosa bella, penso alla fine di aver fatto come amministrazione un bel regalo alla mia comunità, no? A parte la presidenza, che i presidenti passano, ma la sede resta, e quindi sono molto contento, molto soddisfatto. Un momento importante per il GAL, perché inauguriamo la nuova sede di Salento, un punto di arrivo importante per la società, perché avere una sede di proprietà, una nuova sede in grado di attrezzarsi e diventare sempre più agenzia di sviluppo del territorio è importante, ma principalmente per la che viene dedicata al compianto ingegnere Mauro Inverso, che è un nostro riferimento importante negli anni, lo è stato, lo è ancora, perché lui con il suo esempio, con la sua dedizione e la sua passione per il territorio ci ha permesso di raggiungere questi risultati.